sta per iniziare la più grande partita del programma riguardante l'undicesima giornata del campionato di Serie D. Selva Campus dei Pini diventa il palcoscenico di questa sfida tra Nuova Florida, capolista del girone D del comitato di Latina, in seguita dall'Eagles Aprilia, proprio avversaria di turno in questa undicesima giornata. Le squadre al centro del campo, chiamato a dirigere questo delicato confronto, Angelo Martone della sezione di Latina. 12 a disposizione del tecnico Gerardo Iannacone. Intanto la possibilità per Pignatiello con il palo, Cristian Vicino sul punto di battuta, un uomo, si tratta di Carioti per quanto riguarda Corradini, il tiro finisce sopra la traversa, seguito appunto invece in fatto di realizzatori di... c'è il gol del vantaggio con Abate, la fiondata, ha caricato il destro, non ha lasciato scampo, e il gol di Capitan Abate che appunto sblocca il match. Questa volta si è ripetuto, intanto il pallone recuperato, Babucci prova la possibilità e c'è Masullo. Antenos va a recuperare, poi perde questo pallone, c'è la possibilità, carica il tiro Vecinu e Antenos scodella in mezzo Carioti e poi in due tempi Masullo. Vecinu, palla recuperata e Antenos che prova ad andarsene, la possibilità per Carioti, colpisce con il destro ma Masullo non capitola, chiede, continua a chiedere aggressione sul pallone, prova Pintilie su Contardi, Moncada, Simulo va a calciare, poi la possibilità per calciare una seconda volta, poi una terza volta, addirittura Vitulano qui passeggia, però è pronto a innestare la sua corsa. Intanto Pignatiello, il diagonale di Pignatiello, la rimessa laterale con l'Eagles Aprilia che se ne incarica Pignatiello, Fulco poi si defila un po' troppo, prova anche a calciare, la risposta da parte di Corradini, anche mister, e prova a calciare Carioti, la risposta da parte di Masullo, se ne va anche il 26esimo. Vecinu in mezzo, Corradini ci mette una mano, Feodorov di prima gira per Pignatiello, se ne va intanto Pignatiello, possibilità di mettere il pallone in mezzo, spreca ingenuamente Feodorov, parte la rincorsa di Vecinu e c'è il palo che dice di no alla conclusione. Eccolo, Babucci alla profondità, bravo, peccato che Artur è bene. Moncada prova la soluzione ma c'è Masullo, Abate recupera il pallone, Valente se ne va da solo, colpisce ma c'è il tocco di Masullo, c'è verso il pallone, verso Valente che si lamenta per un fallo non ravvisato, intanto il tiro da parte di Vicino, allontana poi Babucci, calcio di punizione, Pintile prende la rincorsa, il tiro e poi c'è la spaccata da parte di Corradini, Vecinu, Pignatiello, Vecinu vorrebbe andare a calciare, lo fa, occasione, prova anche a forzare la manovra quando le probabilità, c'è Carioti il tiro, troppo fuori dallo specchio della porta, no sacco, Frioli prova a colpire, esce Corradini, Carioti adesso prova, Carioti la possibilità con Contardi che maldestramente, calcio di rigore, calcio di rigore, il fischio dall'arbitro, la rincorsa di Valente che parte il tiro e c'è Masullo che para il calcio di rigore, Valente prova ad andarsene in mezzo, dà il pallone direttamente all'indietro a Vicino che fa cenno a Pignatiello di allontanarsi perché gli può dare il pallone, Frioli, Vecinu con il mancino, la possibilità del raddoppio che arriva con Riccardo Pignatiello, ancora Vecinu mentre prova ad andarsene anche Frioli, la palla messa in mezzo, Abate prova il portiere di movimento con Babucci, prova Babucci a colpire, prova adesso la possibilità, adesso Biondolillo, Moncada adesso corre un qualche rischio, prova Vecinu e la palla la spedisce in rete, 21esima rete, prova adesso il diagonale da parte di Frioli, questa palla Moncada lo recupera, adesso il pallone finisce in rete, quello di Abate,
poi apre con il sinistro verso Moncada, ci prova adesso la possibilità del gol di Friuli. Centro, se ne va verso destra dove c'è Babbusci. Vidura, la palla messa in mezzo, Masullo, Moncada e Martone comanda la fine dell'ostilità con i tre fischi. Quindi l'Eagles Aprilia batte la Nuova Florida per 5-0, prima sconfitta stagionale della Nuova Florida, tra l'altro arriva tra le mura domestiche, e l'Eagles Aprilia, dopo aver rosicchiato tre punti importanti proprio alla capolista la scorsa settimana, che aveva osservato un turno di riposo, ne soffia ancora tre e il divario adesso si porta a -1.